al Presidente del Consiglio, il dottor Gennaro Oliviero. Il Destination Wedding e il Wedding Tourism come volano per l'economia della Campania. E questo è il tema della tavola rotonda promossa dall'Associazione Italiana Wedding Planner e dall'Associazione Ateneo del Wedding con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania che si è tenuta nella sala Caduti di Nassiria nella sede del Consiglio regionale. Alla tavola rotonda hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il consigliere Giovanni Porcelli e l'assessore Antonio Marchiello. Questa iniziativa serve proprio a mettere in campo la promozione di queste attività che per la nostra economia regionale hanno un buon valore, sono un'economia importante e quindi le istituzioni rispetto a questo tipo di attività deve avere un atteggiamento propulsivo e di riscoperta negli aspetti che l'accoglienza in questa regione è stata sempre una cosa importante. C'è la materia su cui lavorare, c'è la fantasia dei nostri cittadini, dei nostri regionali. La pubblica amministrazione si pone a fianco loro per migliorare il ciclo produttivo. Questo tipo di iniziative servono a valorizzare anche i nostri territori e nel caso di specie soprattutto l'area flegrea, che non è seconda a nessuno in questa regione e nella nostra bella nazione, affinché questi matrimoni da favola si possano sempre di più incrementare e sviluppare anche nelle nostre aree e nelle nostre zone. Intervenuti anche la Presidente dell'Ateneo del Wedding Maria Pia Speranzini e la Presidente dell'Associazione Italiana Wedding Planner Clara Trama. L'obiettivo è proprio questo, creare una rete di professionisti che mirino ad avere le giuste competenze non solo per la gestione e l'organizzazione di matrimoni ma anche di eventi che possono essere anche eventi pubblici. Siamo venuti qua proprio in rappresentanza dell'Associazione Italiana Wedding Planner, uno perché è l'unica associazione di categoria per wedding planner e destination wedding planner in Italia, riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, e siamo venuti qua proprio per aiutare, perché noi siamo promotori anche del territorio nella nostra professione, per promuovere i campi flegrei.